Chiederei il dottor Tolu della provincia Sud Sardegna, che come saprete i partner del progetto LIFE sono la provincia del Sud Sardegna, la provincia di Nuoro, l'Agenzia Forestas, il Parco Regionale Naturale della Corsica e l'ISPRA. Chiaramente eravamo iniziati con la provincia del Medio Campidano, la provincia dell'Ogliastra e l'ente foreste, poi ci sono stati cambiamenti, insomma. Prego. Buongiorno a tutti. Sarò brevissimo, porto i saluti dell'amministrazione provincia Sud Sardegna che ha inglobato le ex province del Medio Campidano, della provincia del Sud Cisiglesiente e una parte importante del territorio dell'ex provincia di Cagliari, quindi è una grandissima provincia. Il suo territorio è vastissimo, è seconda dopo quella provincia di Sassari. Porto i saluti dell'amministrazione, quindi dell'ingegnere amministratore dell'ingegner Mossa, di tutti i funzionari e i dipendenti che hanno lavorato con sacrificio e passione a questo progetto, ricordando che l'ex provincia di Medio Campidano ha cofinanziato questo progetto LIFE Natura 2000, un importante riconoscimento non solo per la validità di questo progetto, ma anche con un importante finanziamento di oltre 2 milioni di euro, che è stato portato avanti. Noi conosciamo perfettamente le fasi stringenti di un progetto europeo, quale rigoroso impegno richiede il compimento e la conclusione, e oggi finalmente dal 2011 siamo nella fase più importante e finale di questo importante progetto. Io credo che un ragionamento, e chiudo, vada fatto soprattutto per quanto riguarda le attività della fauna selvatica e soprattutto degli habitat. Noi in Sardegna siamo ancora molto indietro rispetto a una pianificazione faunistica. Forse siamo nelle fasi finali, la conclusione della VAS, del piano regionale faunistico, ma siamo nettamente in ritardo rispetto ad altre regioni, perché il territorio va governato, non va abbandonato, e quindi anche le fasi critiche con gli attori che vivono nel territorio, a partire dai cacciatori, dalle associazioni ambientaliste, dagli agricoltori, dagli allevatori, bisogna sedersi intorno al tavolo e trovare una soluzione condivisa, anche perché vorrei ricordare che i cittadini attraverso il bilancio della regione paga milioni di euro per danni da selvatico. Quindi c'è una gestione seria, il governo serio del territorio e degli habitat. Chiudo dicendo che la regione deve fare ancora di più e meglio la sua parte per quanto riguarda il finanziamento dei piani di gestione delle oasi, delle aree protette. Noi abbiamo un territorio molto vasto come regione Sardegna e il 20% di questo è vincolato. I cittadini devono percepire quel luogo non solo come il luogo dei vincoli, non solo il luogo dei divieti, ma il luogo delle oasi attraverso i piani di gestione che possono dare grandi risultati non solo dal punto di vista ambientale e faunistico, ma anche dal punto di vista produttivo ed economico. Grazie e buon lavoro a tutti.